Miei Padawan, buongiorno. Meno male che ho provato, che ho un po' sperimentato perché è la seconda prova che faccio. La prima l'ho registrata, è andata tutto benissimo, 20 minuti di video, ma quando ho fatto per montarlo andava a scatti. Quindi ho dovuto cambiare l'esportazione, la pesantezza del file, perché andava bene finché mi registravo così, mentre leggevo i commenti, quindi aprivo la pagina sotto, evidentemente era troppo pesante. La seconda invece c'erano troppi rumori di sottofondo, quindi si capiva poco. Spero adesso di aver corretto anche questo secondo difetto. Quindi, di nuovo, leggiamo i vostri commenti. Draw and stop motion. Farei anche dei gameplay? Sì, su Twitch farò sicuramente anche dei gameplay, non so quanti, non so quando e non so come. Ma mi avete chiesto in molti Jedi Fallen Order, io non l'ho ancora giocato, non so niente della trama, quindi sarebbe bello portarlo in diretta e poi ricaricarlo su YouTube. In questo modo, giocandolo in diretta, potete vedere un po' meglio le mie espressioni, le mie reazioni. È più naturale. Penso che per quel tipo di gioco, soprattutto mi avete detto che è bellissimo, quindi notare il mio entusiasmo possa avvicinarci, possa portare qualcosa di più, piuttosto che portarlo unicamente su YouTube, studiarlo e giocarlo prima di realizzarlo, no, sarà una partita alla cieca. Quindi sì, porterò sicuramente Jedi Fallen Order. Giordano Gardini, secondo te chi è stato il Jedi che più è accecato durante le guerre dei cloni? Velaido risponde Windu, mentre Warco risponde Chiadimundi. Io sono con Warco. Chiadimundi. Io ogni volta che vedo Chiadimundi mi chiedo che cosa ci fa seduto lì. Potremmo fare una compilation di errori di Chiadimundi. In episodio 1 la minaccia fantasma, quando arriva Qui-Gon, dice potrebbe essere un Sith. Chiadimundi fa no, i Sith sono distinti, i Sith sono estinti da un millennio. Sbagliato, sbagliatissimo, però lui è convinto. Ci sta a credere così in episodio 1. In episodio 2 Padme subisce un attentato all'inizio e dice che il mandante potrebbe essere il Conte Dooku. Chiadimundi di nuovo arriva e fa: il Conte Dooku è un politico idealista, non farebbe mai una cosa simile. Sbagliato, sbagliatissimo, perché Dooku da lì in poi organizza molti attentati, moltissimi. Tant'è che nel romanzo L'apprendista oscuro, Chiadimundi sarà tra quelli che dirà di assassinare il Conte Dooku. Tanto per chiudere. E nelle serie animate, nei fumetti, quante volte dice qualcosa ed è esattamente il contrario. Lui proprio dice una cosa e deve fare la cosa opposta. Ad esempio, nel ciclo dell'attentato al tempio, lui è convintissimo che Ahsoka sia la colpevole. In molti sono lì titubanti, altri devono purtroppo rispettare la corte marziale e la polizia militare. Lui no, per lui Ahsoka è colpevole. Tant'è che quando scopre di essersi sbagliato, scusate per il rumore, ragazzi, è passato l'autobus. Tant'è che quando scopre di essersi sbagliato, che cosa fa? Ma da so che le dice una frase del tipo: sono lui, sono Chiadimundi, Windu e un altro Jedi, adesso non ricordo chi fosse, però vanno da so che le dicono qualcosa del tipo: questa esperienza ti ha reso un Jedi migliore di quanto non saresti mai stata. Sì. Bene, grazie. Peccato che fino a un attimo fa mi hai accusato e io rischiavo di essere uccisa per alto tradimento solo perché tu credevi che io fossi colpevole. Ma non ne avevi la sicurezza, cioè le prove erano veramente effimere. Chiadimundi era convinto, l'ha mandata praticamente al patibolo e poi chiedendogli scusa fa: eh vabbè dai, ho sbagliato, ma ti ha reso una persona migliore questo sbaglio. Non è il massimo. No, Chiadimundi è un po' particolare, non sono un fan di Chiadimundi. Tra tutti i maestri dell'Alto Consiglio è quello che apprezzo di meno. Luigi Albo, perché nessuno recensisce la settima stagione di The Clone Wars in Italia? E risponde giusto Tio Minaster che dice: The Marvelous Company, sì, Andrea di The Marvelous Company ha fatto una recensione, se non sbaglio, ha parlato del finale di stagione. Non l'ho ancora visto perché devo ancora vedere la serie The Clone Wars, la settima stagione. Però devo dire una cosa, in Italia, soprattutto per chi fa recensioni, non è conveniente recensire The Clone Wars. Ve lo dico da persona che tratta Star Wars. Io sono stato, credo, il primo a portare The Clone Wars in Italia e
e l'ho portato a settembre 2017. Quasi tutti i commenti di quel mese, da settembre fino a dicembre, erano: perché porti la serie animata? Non parlare della serie animata, è da bambini, fa schifo, parla solo dei film, la serie animata non ci interessa. Io da settembre 2017 a gennaio 2018 persi tra i 500 e i 600 iscritti, circa 550, 560, una media più o meno. Ne persi così tanti perché a nessuno interessava minimamente della serie animata. Poi è arrivato Netflix, l'ha acquistata, l'ha resa popolare anche qui in Italia, qualcuno tramite i miei video, altre pagine Facebook si è avvicinato alla serie animata e ha cominciato ad apprezzarla. Ma fino a poco tempo fa non interessava a nessuno e anche adesso sì, qualcuno la sta recuperando su Disney Plus, ma sono ancora tantissimi che non l'hanno vista e a cui non interessa niente della serie animata. Quindi se fossi un recensore non ne parlerei nemmeno io. Perché la Disney ha comprato la Lucasfilm? Non mi è chiarissima la domanda, nel senso perché l'ha comprata? Perché gli conveniva comprarla, ma in realtà, se vogliamo fare un discorso più ampio, non è la Disney che da un giorno all'altro si è svegliata dicendo: andiamo, facciamo la proposta e compriamo la Lucasfilm. No, nel 2012 George Lucas è andato a una cena con Bob Iger e ha palesato lì l'idea, ha detto: eh sì, sai, io vorrei vendere la Lucasfilm. Bob Iger, furbo, aveva già comprato la Marvel, aveva già fatto degli investimenti, ha parlato con gli altri investitori, ha detto: dovremmo comprarla noi. Ma George Lucas non è che l'ha detto solo a Bob Iger, sicuramente è andato a cena anche con qualcuno della Fox, con altre personalità ricche che potevano comprare la Disney e che potevano comprare Star Wars e produrre nuovi film. Bob Iger è stato il primo, è arrivato lì e ha detto: tieni, questi sono i soldi che ti offriamo. E come George Lucas ha detto, era un'offerta che non potevo rifiutare. Lui perché l'ha venduta? Per soldi? Sì, certamente per soldi, cioè l'ha fatto per soldi. Quando mi dicono così è la cosa più banale che si possa dire. Tutti facciamo qualcosa per soldi. Perché vai a lavorare ogni giorno? Per soldi, per pagarti le bollette. Lui non aveva bisogno di soldi, perché se guardate l'intervista di George Lucas, è sempre all'interno dello Skywalker Ranch e solitamente è nella sua libreria, che 6 volte questa stanza piena di libri, non so quanto possa valere, ma vi assicuro non ha bisogno di soldi George Lucas. Tant'è che lessi nel 2003-2004 un'intervista in cui si diceva che George Lucas, da quella data fino più o meno alla sua morte, quindi si calcolava 100 anni, poteva fare un flop all'anno e comunque non finire in bancarotta. Quindi sì, i soldi che ha ricevuto non gli servivano. La cosa che gli fa onore è che infatti li ha donati per l'educazione. Ha fatto beneficenza con gran parte di quei soldi. Lui stesso ha per lo più ammesso due cose. Era stufo. Non voleva più tornare alla regia a causa dei prequel, per le critiche che gli sono arrivate, perché George Lucas deve essere una persona abbastanza permalosa, che soffre, soffre molto per le critiche, quindi non voleva tornare dietro la camera. Però i fan chiedevano nuovi film di Star Wars, nuove produzioni, e non aveva voglia di produrre nemmeno quelle. Tuttavia voleva dare ai fan qualcosa, voleva vendere la sua creatura a qualcuno che riuscisse a portarla avanti. Si è poi un po' pentito, non è colpa della Disney, è più che altro è colpa della leadership che George Lucas ha scelto. Quando si è trovata a gestire le storie, perché le trame interne sono gestite dalla Lucasfilm, non dalla Disney, giustamente perché la Disney non è che sa tutto Star Wars, c'erano quelli che lavoravano a Lucasfilm, si occupano loro dei film, delle trame. Si sono trovati un po' a gestire senza il creatore, a gestire il marchio, a gestire la saga, talvolta in modo discutibile, per così dire. E infatti adesso la Disney, che io sappia, non so se l'ho già scelto, ma stava scegliendo qualcuno che supervisionasse tutti i vari format, libri, romanzi, videogame, film, per la continuity. Perché evidentemente la Lucasfilm non era in grado di farlo senza supporto esterno.
un po' come è successo con la Marvel. C'è una figura chiave che gestisce tutto quanto perché torni nel Marvel Cinematic Universe. E niente, stavo guardando il tempo, abbiamo fatto i nostri 12 minuti. Come primo esperimento vediamo perché se mi succede come prima, cioè che non va bene, si cancella, bisogna sistemarlo, è inutile registrare per delle ore, no? Facciamo step 15 minuti, 15 minuti, 15 minuti. Voi nel frattempo ditemi se l'audio, cioè qui il microfono, se l'audio andava bene, se la videocamera funzionava, se i rumori di sottofondo erano sopportabili. Io mi scuso ragazzi, ma non posso fare nulla, non posso insonorizzare, non posso insonorizzare la stanza. Ci ho provato, ma è troppo dispendioso. Ho dei capelli tra l'altro veramente osceni, ma tanto eravate abituati a vedermi. L'ultima volta mi avete visto che ero rasato, sembravo Costantino della Gherardesca. Ora mi vedete con un ciuffo qui? Orripilante. Ma va bene, perché sono l'anti-streamer. Infatti, qui c'è lo straccio da cucina, lì ci sono sul calorifero le mollette per stendere. Hanno suonato, ciao bello. Che altro c'è da dire? E ditemi com'è andato questo esperimento, perché voleva vedere la mia faccia, eccola, in tutte le sue deformazioni. E io come sempre sono Emilio Valotti, grazie per essere stati in mia compagnia, grazie per aver partecipato a questo esperimento. Ci sono altri commenti, man mano li leggo tutti. E quindi così è un modo di sperimentare per le live. Perché non vedo l'ora, sono eccitato, ho il cuore che palpita. Su YouTube ormai è facile. Vediamo come sarà in diretta. Grazie a tutti e come sempre, che la forza sia con voi.